questioni di carattere generale, a questo punto discendono gli obiettivi del piano. Io sugli obiettivi magari passo oltre, nel senso che sono obiettivi di carattere strategico che riguardano il sistema insediativo, quindi tutto ciò che è edificato sul territorio, obiettivi che riguardano il sistema ambientale, quindi le aree che non sono edificate, e il sistema infrastrutturale, quindi tutto ciò che è infrastruttura di carattere pubblico e privato. Da questi obiettivi derivano le strategie di intervento. Questo schema quindi sostanzialmente riassume quelli che sono i tre livelli di obiettivi strategici che sono stati individuati, tanto sono coerenti con quelle che sono le indicazioni che la legge 12 dà ai comuni, quindi in questo percorso che noi abbiamo individuato è chiaro che dall'altra parte dovevamo essere rispettosi di quelle che sono le indicazioni che la legge 12 ha dato a tutti i comuni lombardi, per cui chiaramente il tema del sistema ambientale, il sistema insediativo, il sistema infrastrutturale sono tre indicazioni contenuti nei criteri attuativi della legge 12 che chiaramente devono precedere quelle che sono quelle strategie di intervento del PGT. Strategia di intervento significa avere individuato già una serie di progettualità di carattere generale, quindi noi oggi non presentiamo il documento di piano, non presentiamo scelte puntuali o perimetrazione di aree, di ambiti e quant'altro, ma noi oggi presentiamo una serie di progetti di carattere generale che dovranno poi essere tradotti in scelte ancora più puntuali, ancora più precise, che dal punto di vista poi della cartografia saranno meglio definite, che dal punto di vista normativo saranno poi definite, che dal punto di vista degli obiettivi saranno definiti, che costituiranno invece il documento di piano, cioè la parte che poi presenteremo successivamente e sulla quale chiaramente avremo poi un confronto preciso e puntuale su quelli che sono invece i progetti e gli interventi che il piano di governo del territorio contiene al proprio interno. Quindi strategie di intervento che sono riassunte un po' in questa cartografia che vede chiaramente interessata e evidenziata la città di Busto Arsizio, che evidenzia con questa freccia verso sinistra la direzione di Malpensa, quindi quello che per noi è un punto di riferimento che ci può guidare e che vede individuati alcuni elementi di carattere urbano che secondo noi possono poi costituire, una volta condivise questa strategia, una volta condivisa questo obiettivo di carattere generale, possono poi costituire progetti e proposte di intervento precisi e puntuali. E allora partiamo da quello che noi abbiamo individuato come l'azione, la strategia più importante, che è quella che è evidenziata con il numero 1, è quella che noi chiamiamo spina verde. Spina verde perché riteniamo che partendo da una previsione che il piano regolatore aveva al proprio interno, che non ha avuto una sua attuazione, ma che nel frattempo ha consentito all'amministrazione comunale di acquisire diverse aree, ci consente a distanza di anni di poter ripensare a questa previsione e soprattutto ripensare questa previsione con una visione più di carattere urbano, quindi più legata alle esigenze e alle bisogni della città, dando a questa progettualità invece una visione più di carattere ambientale e paesaggistico. E allora chiamarla spina verde significa trovare un sistema con funzioni di carattere prevalentemente ambientale e paesaggistico su cui risolvere tutta una serie di problemi urbani, di ricucitura, di riconnessione, di rifunzionalizzazione, affinché questa spina verde possa diventare un elemento di forte riconoscibilità all'interno del territorio. Altro progetto di carattere strategico che noi abbiamo individuato è quello che è evidenziato con il numero 2 e che è chiamato parco agricolo e attività innovative legate alla sperimentazione e alla ricerca, in quanto riteniamo che il tema delle aree agricole sia un tema fondamentale, come dicevamo in precedenza, sia un tema che va sicuramente mantenuto ma che probabilmente va ripensato, va riprogettato in funzione di quella che è chiaramente
la proiezione, la prospettiva e l'evoluzione dell'attività agricola sul nostro territorio, pensando anche ad introdurre attività innovative di sperimentazione, chiaramente da concordare e da definire con i proprietari o comunque con coloro che oggi svolgono e continueranno a svolgere attività agricola. Il punto 3 invece, quelle che sono chiamate aree strategiche, sono chiaramente aree importanti all'interno del vostro territorio, sulle quali noi non definiremo puntualmente le destinazioni, le quantità, le perimetrazioni, ma anche qui faremo degli ulteriori passi avanti. Su alcune aree, ad esempio, cito una di queste, l'area 3A, che riguarda tutto l'ambito urbano attorno alla stazione delle Ferrovie Nord Milano, è un'area che è già in questi anni stata oggetto di approfondimenti, di lavori, di progettualità. Noi sicuramente non ci sovrapponiamo e nemmeno cancelleremo quello che è stato fatto, però cercheremo di far sì che questo progetto, che ha un suo percorso, che ha una sua progettualità, che vede coinvolta l'amministrazione comunale con altri interlocutori, possa entrare a far parte e possa riconnettersi con il sistema urbano che sta intorno, affinché questo progetto così importante possa essere maggiormente valorizzato e calato nella realtà urbana. Le altre aree strategiche che noi abbiamo individuato sono l'area 3B e l'area attorno alla stazione dell'RFI, ex Ferrovie dello Stato, l'area 3C, l'area della fiera, anche in questo caso un'area che ha bisogno di un ripensamento e di una riprogettazione in prospettiva futura, pensando a quello che è stato nel frattempo l'evoluzione del sistema fieristico nazionale e lombardo, e sulla base di queste valutazioni capire con tutti i soggetti interessati quali possono essere le prospettive e gli scenari futuri. Così come altrettanto valutazione e considerazione rispetto all'area 3D, che è l'area dell'attuale polo ospedaliero, che anche in questo caso noi riteniamo vada rimessa in gioco in funzione di una riflessione e di un approfondimento che non vedrà coinvolto solo il comune di Busto Arsizio, ma dovrà vedere coinvolto i comuni circostanti, in modo particolare il comune di Gallarate, ma soprattutto gli enti competenti, quindi l'ASL, la regione, quindi coloro che si occupano del tema della sanità. Perché se l'obiettivo è quello di fornire ai cittadini di questo territorio un servizio di qualità all'avanguardia, è chiaro che da questo obiettivo discende la necessità probabilmente di ripensare e di riconsiderare quella che è la situazione esistente. Quindi queste per noi sono delle aree strategiche, sono chiaramente, come avete visto, dei progetti importanti sui quali Busto Arsizio è uno degli attori coinvolti, ma gli obiettivi e le strategie devono essere concordate e condivise con altri soggetti, che sono sia enti pubblici e sia soggetti di carattere privato. Il 4 è un tema che già il sindaco anticipava, che è quella dell'attenzione che questo piano avrà per i centri storici. I centri storici di Busto Arsizio sono 3, uno è quello di Sacconago, il secondo è quello di Borsano e il terzo è quello più grande, che comunque riguarda, diciamo, la città storica. Ecco, anche in questo caso noi riteniamo che soprattutto il piano delle regole debba mettere in campo dei meccanismi e dei sistemi normativi che possano superare alcune rigidità e alcune incongruenze oggi esistenti, che hanno, se vogliamo, magari non consentito a tutti di intervenire nel recupero, nella riqualificazione e nell'innovazione del patrimonio esistente. Qui su questo tema poi abbiamo chiaramente una normativa che è andata in direzioni molto diverse, l'ultimo il piano casa, tutta la normativa sui sottotetti, il recupero energetico, quindi abbiamo un sistema normativo che nel frattempo si è evoluto e è completamente cambiato. Bene, partendo da questo sistema normativo, ma anche noi riteniamo dalla possibilità che deve essere data ai cittadini di poter valorizzare